Signori, alla fine ho voluto fare il post partita, sapete? Perché non era detto che avrei fatto il post partita e il Fiorentina Spezia, ma bentornati ragazzi per questo nuovissimo video. Andiamo a parlare di Fiorentina Spezia. Fiorentina Spezia, ragazzi, si conclude con il brivido, ma si conclude, si sta a dire il vero concludendo con Sofyan Amrabat, assist di Artur Cabral, appena entrato al 79esimo dal pallone. Che ragazzi, ottimale per Amrabat che adesso non deve fare altro che metterla dentro. Fatto sta, ragazzi, che io veramente nelle aste di riparazione, qua nel frattempo sta cadendo il finimondo fuori. Nelle aste di riparazione del fantacalcio sono più puntuale di uno svizzero. Ho svincolato Agudelo per 6 crediti. 6 crediti sono veramente in casino. Agudelo segna, ma sorpassiamo questo. Una Spezia, ragazzi, che intanto è terminata, è finita 2-1 per la Fiorentina, dopo aver anche avuto un'occasione con Ikoné. Ma posso dire che questa Fiorentina non mi convince, posso dire che questa Spezia invece mi convince tanto, ragazzi, mi dà tante convinzioni, a mio parere, che non avrei mai pensato di dover dare e di avere da parte di questa squadra, perché zitta zitta, ragazzi, lo Spezia. Oggi era vicina a strappare un punto, ma forse si meritava anche di più. L'unica cosa, peccato per l'imbattibilità, cioè oltre a Agudelo che segna, peccato anche per l'imbattibilità di Terracciano, ma non so se ci faccio un video recap sul fantacalcio, perché non mi ricordo, vi giuro, chi ho svincolato e a quanto l'ho svincolato. Ma vabbè, fatto sta che alla fine si è concluso sulla situazione di 2-1. 3 punti che assolutamente fanno comodo in corsa Europa League barra Conference, corsa Europa in generale per la Fiorentina. Fanno molto comodo perché rimani ottavo, ti prendi una lunghezza in più rispetto all'Hellas che ti aveva agganciato, che è una partita in meno ma ti aveva agganciato, e rimani adesso a meno 3 dalla Lazio con una partita in meno. E anche ragazzi, in effetti dal quinto posto, dal sesto posto la Fiorentina, se vincesse, sarebbe a meno 4. E quindi, ragazzi, non escludiamo niente. Poi, in caso vincesse l'Atalanta, sarebbe a meno 5. Però, ragazzi, non escludiamo niente, perché stiamo tendendo, forse, potete escludere la Fiorentina, la Roma, la Lazio, ma in effetti a pensarci sono tutte le attaccate che, ragazzi, là si stanno fermando un po' tutte tra big match, una che vince, l'altra che perde, pareggiano, tutti si stanno un po' bloccando. Ma ragazzi, stiamo attenti perché qua c'è magari tipo l'Hellas Verona della situazione che ne approfitta e si porta al quarto posto. E non sto scherzando, ragazzi, perché io non escluderei anche quello, eh. Non escludiamo niente. La vedo difficile, però non escludiamo niente. Non si esclude mai niente. Fatto sta che la Fiorentina oggettivamente oggi fa una buona partita. Non mi sono affatto piaciuti i cori contro Italiano, perché Italiano secondo me è l'uomo che ha dato alla Spezia ciò che non aveva mai avuto. È stato l'uomo dei sogni, perché è stato un tecnico alla Spezia che ha fatto 3 annate, se non sbaglio, ottime, da una squadra che varcollava tra arrivare in finale playoff e in finale però playout. Quindi cioè, c'era un po' di squilibrio. E invece nel 2020, sì, è riuscito a dare certezze che non è mai riuscito a dare nessun altro, ed è riuscito a portare la promozione diretta e a portare per la prima volta una terza squadra ligure in Serie A. Stiamo parlando ovviamente dello Spezia. Ha portato la salvezza assolutamente quotata a zero alla SNAI un altro po' da parte sempre di questo Spezia, e oggi è stato accolto male. Tutti bu bu Italiano, non ne capisco il motivo. Lo Spezia è questo qua, ragazzi, di Thiago Motta, che onestamente a me dà convinzioni, è molto offensivo, come ce lo ricordiamo anche quel 2-7-2 con Thiago Motta che vede il calcio in orizzontale al posto che in verticale, ma vabbè, moduli particolari a parte di Thiago Motta, quello ci sorvoliamo anche. Però ragazzi, questo Spezia, facciamo attenzione, perché a dire il vero questo Spezia non è malissimo.
Perché no? Perché non potrebbe lottare per qualcosa in più di una semplice salvezza? Non dico tanto, ma un ottavo posto. No, aspetta, mi sono un attimo confuso. Un dodicesimo posto, tredicesimo posto. Chi gli nega di sognare? Oggettivamente nessuno. Stanno attualmente quattordicesimi, hanno 25 partite, stanno con 26 punti e quattordicesimi. Il tredicesimo posto è a 28. Perché non sognare qualcosa in più di una semplice salvezza? Perché no? Ovviamente, obiettivo primario salvezza, poi si vede. E stiamo attenti, ragazzi, perché in caso magari un crollo, poi vi ricordo che il Cagliari è a 21 punti. 5 punti sono un parecchi, ma non sono di certo infiniti. E poi ricordiamoci che l'Udinese ha anche due gare in meno. E quindi potenzialmente, e dico potenzialmente, se non sbaglio, a 20, 20, no, è a 30 potenzialmente, quindi sorpasserebbe e arriverebbe al dodicesimo posto. Stiamo attenti, ragazzi. Ma tu sai che questo post partita si conclude qua. Fiorentina che riesce a vincere, Piontek che sbaglia un rigore, poi la mette, torna a sparare dopo 797 giorni, se non sbaglio. Torniamo a sparare anche noi domani 7 del mattino, nuovissimo video. Io vi saluto. Ciao.